Cari amici, siamo arrivati alla notte del 2 gennaio e il giorno del 3 gennaio. Questo corrisponde poi al periodo del segno del Sagittario. Il dono di Dio per il Sagittario era l'abbondanza. Quindi questa sera faremo un po' di meditazione riflessiva sull'abbondare. Possiamo metterci comodi e chiudere gli occhi al suono della campana. Quindi iniziamo rilassando il nostro corpo fisico, espirando tutte le tensioni, inspirando aria fresca e luce. E poi mettiamo in quiete tutte le nostre emozioni. Portiamoci in uno stato di calma e di quiete. Poi cerchiamo di liberare la mente da ogni pensiero, lasciando questo spazio come uno spazio libero. Poi portiamoci in un punto più elevato, leggermente sopra il nostro capo, un punto in cui ci possiamo identificare una luce, la luce del nostro sé, una stella splendente, il nostro osservatore. Se immaginiamo i nostri tre corpi come tre sfere sovrapposte all'altezza della colonna vertebrale, possiamo iniziare a riempirli di luce, cominciando dal campo della mente, dei nostri pensieri. Portiamo luce in questo spazio che abbiamo liberato, rendendo i nostri pensieri più limpidi, luminosi, chiari. E poi portiamo la luce a livello emotivo, pensandola come una luce d'amore. Poi portiamo questa luce a livello energetico, fisico, pensando alle nostre azioni, al nostro modo di vivere come luminoso e pieno di volontà di bene. E ora come punti di luce colleghiamoci a tutti gli altri punti di luce che come noi meditano per queste notti sante o che comunque lavorano per la crescita personale dell'umanità, del pianeta. Sentiamoci parte di questa rete di luce come punti importanti per portare la nostra parte di luce. E cerchiamo poi di
immettere le nostre riflessioni in questa rete in modo che possano essere di utilità generale. Facciamo un po' di meditazione riflessiva sull'abbondare. Possiamo iniziare riflettendo su quanto abbondiamo di cose intorno a noi. Viviamo in un tipo di società dove, volenti o nolenti, partecipiamo, ciascuno in maniera diversa, al consumo e all'abbondare di beni. Abbondiamo di ogni tipo, di bene, cibi, oggetti, abiti. Tutto questo non è né bene né male, è. E anche se è vero che l'essenzialità ci aiuta nel sentiero, talvolta viviamo in questa grande abbondanza. Quindi chiediamoci quanto siamo grati di tutto questo abbondare e come vogliamo agirlo, cosa vogliamo farne. Poi abbondiamo di affetti. A qualcuno può sembrare di sentirsi solo, quindi riflettiamo anche se sappiamo riconoscere l'abbondanza e l'abbondare di bene che ci viene dagli altri, magari non necessariamente da chi noi vorremmo, ma se facessimo una lista di persone che ci amano, ci stimano, si fidano o ci apprezzano, forse sarebbe lunga. E anche noi probabilmente abbondiamo di amore, di buoni sentimenti per gli altri. Poi sicuramente abbondiamo di pensieri, ne facciamo di ogni tipo, utili, inutili, voluti, automatici, pensieri nostri, pensieri collettivi, elucubrazioni. La nostra mente è molto ricca, abbonda di pensieri. Fino a questo punto un lavoro che potremmo fare è un lavoro sulla qualità di tutto ciò, riflettendo sicuramente sulla quantità e decidendo cosa fare. Portiamo poi la nostra attenzione all'abbondare della nostra vita spirituale, all'abbondare della nostra anima. E da questo punto di vista tutto cambia. Non conta più tanto quanto abbiamo, ma comincia a contare quanto abbondiamo nel dare. Abbondare è uno stato d'animo di completezza, sicurezza, protezione, appagamento, gratitudine,
amore che niente, nessuno ci può portare via e che non dipende necessariamente da fattori esterni e che ci fa vedere il mondo come un continuo scambio di ciò che ci viene dato e ciò che diamo alla vita. Abbondare nasce dall'entusiasmo per la vita. Ricordiamoci che entusiasmo deriva dal greco en teos, Dio dentro. Se noi abbiamo e se facciamo entrare Dio dentro, vivremo sempre in uno stato di abbondanza. E abbondare sarà il nostro verbo. Ora lentamente possiamo riprendere il tono del corpo. Tenere dentro di noi queste riflessioni e potremo continuare nella giornata di domani e poi nel segno del Sagittario. Al suono della campana possiamo riaprire gli occhi. Buona giornata del 3 gennaio, buonanotte del 2 gennaio. Mi raccomando, abbondare.